Abbiamo gente! Ehi, qui siamo nei guai e stiamo perdendo la linea. Potresti andare là a spazzare via un po' di soldati della Mano Nera? I rinforzi arriveranno presto. Sargento, chi è questo produttore cinematografico di cui mi dicevi? Era una regista, almeno credo. King qualcosa. Dovresti incontrarla, capo. Forse c'è un problema. Do un'occhiata. Ricerca nemico annullata. Riprendere pattuglia normale.
Andiamo bene, come procediamo? Qui comando, trovate il nemico. Tornate in posizione, bersaglio perso. Sgranchisco le gambe. Verso contatto nemico. Radunarsi. Non mi dispiace.
Dovete farlo! Ehi, sveglia Charlie e digli di scrivere nuove pagine sui ranocchi. Ehi, ma guardati, che fusto! Garland King, sai già chi sono. No, ma dicono che puoi aiutare l'armata del Canada. Non ci pensare adesso. Vieni, seguimi. Rico, eh? Mi piace tutto di te. Lo sguardo, la baldanza, il cuoio. Sei un artista, bello. Il Da Vinci della violenza. Per questo ti voglio nel film. Non vedo che cosa c'entri... Ah, c'è tempo per i dettagli. Ehi, vedi quella bagnarola semigalleggiante? Sì. Ho bisogno che sfrecci nell'acqua. I miei stuntman benedetti mascelloni sanno incassare i pugni, ma sai, non sono certo degli artisti, perciò... Ecco, prendi questi. E voglio che tu... Nana, dettagli. Piazzali su quella bagnarola e spediscila nel grande bacino di carenaggio del cielo. King, cos'è questa faccenda dei ranocchi? Nella mia storia non c'è. Ehi! Ci stai? Penso che potrei... Perfetto! Manderò una copia del contratto al tuo agente. Non hai un agente, ne troveremo uno. Faremo sfracelli insieme, zucchero. Ok. Charlie, al diavolo la tua storia, ok? È roba passata ormai, tenteremo qualcosa che non è mai stato fatto prima. Pigliamocela non appena chiudiamo la scena. Gli attrezzi mi confermano che questi razzi non sono legali. Thank you.
Jim!
Marina. Non facciamoci scappare questa bella luce. Sali a bordo, Rico! Via, gente, muoviamoci! Ok, ci vediamo al solito posto! Beh, Rico, ora sei la mia star e la mia guardia del corpo. Ehi... Non ho firmato niente. Ho un sacco di attrezzatura costosa in questo furgone, perciò vedi che non lo sfascino. Ok. Sono venuta qui a girare il mio nuovo film, il mio capolavoro. Sì? È un paradiso, ma ovunque vai chiedono permessi, 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 e te li danno solo se sei della Espinosa Telecom. E io ovviamente non lo sono. Hanno blindato questo posto come una prigione di massima sicurezza.
Tesoro, Solis. Nemico nell'area operativa. Andiamo. Ah! Roger, intruso in zona. Tutte le unità all'attacco. Perché mettono sempre roba in mezzo alla strada? Spostatevi! Se solo avessi con me un direttore della fotografia. Sei fantastico. Tu per lavoro fai esplodere cose. Tutti gli altri fingono e lasciano che siano gli effetti speciali a fare il resto. Ma noi no, Rico. Noi siamo anime gemelle. Dove stiamo andando? Io vado sull'altro set. Tu insceni la mia morte. Ci siamo appena incontrati e già devo inscenare la tua morte. Comportati da amico, amico. Per oggi abbiamo quasi finito. Nessun altro attacco nemico. Occhi aperti per mo... Prendi il mio furgone! Attira l'attenzione della mano nera! Dannazione! Mi sa che mi conviene trovare un avamposto della mano nera. Portali via e distruggi il furgone! Deve sembrare che io sia morta in un'esplosione enorme! L'ho sempre sognato, del resto! È uno scherzo! Non scherzerei mai sulla mia morte! Deve essere drammatica, spettacolare! Mi farà guadagnare qualche ora. Ciao! Abbiamo perso il bersaglio. Abbassiamo le armi per ora. Abbiamo questo furgone, immagino. Quattro! Vado al tiro! Fantastico, Rico! Per oggi è finito. Ci hai proprio messo il tocco, Rodriguez. Quindi posso tenermi... Ascoltami, tesoro. So che sei un uomo impegnato. Passa da me quando puoi. Ho altro lavoro per te. Ti prometto che ne varrà la pena. Ti faccio chiamare dallo staff. Ciao! Thank you.
Vediamo. Forse sì. Parte.
scendi! Dove? Mi va bene tu. Ehi, tu! Scusa! Ah! Cosa stai facendo? Cazzo! Me ne vado da qui! Cosa? Perfetto. Rico, ci stiamo preparando per andare a quell'avamposto radar. Mira ha bisogno di un favore prima. Passi di qua. A presto. Oh, ehi, tra le persone che hai salvato dai centri di rieducazione ci sono dei piloti. Si sono offerti di fare dei voli di rifornimento per noi. Lascia solo che si abituino prima di chiedergli di sganciare rifornimenti in una zona di guerra. Ti direi, fidati, so quel che faccio, ma sappiamo entrambi che non è vero.
Mi serve. Thank you.
annullata. Riprendere pattuglia normale. Vuoto, merda.
Ecco fatto. Non gli importa. L'importante è che partano gli spot. Thank you.
parte. In marcia! Niente male. Vattene, vattene!
Rallenta e fammi scendere, ok? Per favore! Non ti ho fatto niente, fammi scendere! Per favore, voglio uscire dall'auto! Rallenta e fammi scendere, ok? Per favore! Ora lasciami in pace! Si parla! Traslochi? Siamo pronti a partire, ma Izzy sta raccogliendo informazioni da un tizio di Kuya. Vuoi assicurarti che arrivi sana e salva all'avamposto? Non vedo l'ora di incontrarla. Ehi, Rico! Occasione perfetta per testare i nuovi piloti, no? Certo! Pazzesco! Forza, chiamane uno!
Mira, sargento! Il lancio sopra Kuya! Sì. Easy aspetta sul tetto dell'edificio Bautista. Sto arrivando! Eccola là. Piacere di conoscerti. Ela, Hardware. Niente elicottero? Sapevo ne avresti portato uno. Forse so dove recuperarne uno. Rifornimenti confermati! Attenzione di sotto! Sargento, penso che i piloti se la caveranno benone. Andiamo, Easy. Arrivo subito. Mira, dove andiamo? Ok, sono appena arrivata. Ti do le coordinate. Marcia! Bella città! E povera, e lo è sempre stata. Prima di trasferirsi nel suo castello fra le nuvole, Spinosa aveva il suo quartier generale a Nueva Vos. Tutti i soldi sono lì. Perciò gli abitanti di Kuya si arrangiano in altri modi. Ad esempio, vendendo informazioni all'armata del caos. Cosa abbiamo? È solo per Mira. Ehi, accendi la radio, voglio musica. Mi leggi nel pensiero. Rilevata unità aerea nemica. Armi pronte. Credo che sia qui. Grazie dello strappo, Hardware! Quando vuoi. Mira, siamo qui. Ok, sono nel centro di controllo. Vieni su.
tutto ok. Come procede, Isi? Procede. Bene. Progrediamo, ma sarà tutto inutile se non neutralizzeremo le difese di Iapa. Isi e io ci stiamo lavorando. Queste strutture ospitano nuclei meteo. E ogni nucleo è collegato alla rete di difesa di Iapa. Torri di artiglieria. Sì. Se inseriamo un virus in quei nuclei meteo, possiamo diffondere un messaggio nella rete e causare guasti meccanici alle torri. Tutto si rompe e boom! Ciao ciao artiglieria! A quel punto resta la tempesta. Una cosa alla volta, Mira. Dimmi qualcosa di più sulle strutture con i nuclei meteo. Questa è la zona 1. È protetta da una tempesta di sabbia. Grazie, Isi. Che cos'è? Informazioni su una località chiamata la Masmorra. È una prigione nel deserto. Una cosa che ha detto Gabriela. Forse mio zio Lanza è ancora vivo. Se è vero, è prigioniero lì. E lui... Può aiutarci a entrare in zona 1? Ha aiutato tuo padre a costruire il progetto Iapa. Mira, se tuo zio è ancora vivo, lo troverò. Qui, la zona 3. Stando a Isi, ma un mio non è sulla amico rete. Amico Cesar ha una teoria che può aiutarci. Allora sentiamo cosa ha da dirci. E questa è la zona 2. Non sappiamo molto di quella struttura. Pensi di rispondere prima o poi? Non sono più nell'agenzia. Rico, queste coordinate sono vicine, guarda. Non può essere certo un caso. Controllerò. Invio tutti i dati necessari alla tua lente RA. Bene. Cominciamo a colpire Oscar come si deve.